un'ottima partenza, si è riusciti a entrare nella top 20, eravamo in 19esima posizione quando è scoppiata la posteriore sinistra e purtroppo ha distrutto praticamente tutto il posteriore della macchina, staccando tutto il cablaggio, ABS, fanali, controllo motore. Non c'è stato modo di ripartire e lì purtroppo è finita la gara. La squadra smonterà completamente la macchina per prepararsi per la 24 ore che è a fine mese ed è un po' l'highlight della stagione, quindi forse la gara più importante dove vogliamo veramente puntare a far bene.